gattino, la vedete? Oh, chi l'ha? Nan, è quella a sinistra, che cosa ti sembra? Vediamo un po', potrebbe essere... Ah, ve lo dico io, sembra un bel tacchino arrosto. Staffy, pensi sempre a mangiare. No, quella è una balena. Una balena? Forse non ci crederete, ma quando ero piccola il mio grande sogno era diventare una balena. Già, essere la regina dei mari e nuotare libera nell'oceano. Ma ci pensate, è come essere una montagna che si muove. Cosa? Sai, saresti una balena bella, Nan. A volte Nan ha certe idee, ma come le verranno? Ferma! Daisy, tu non hai mai avuto desideri di questo genere? Vediamo un po', fammi pensare. È che lei è una persona normale. Ehi! Il mio sogno è sempre lo stesso da tanto tempo. Quando sarò grande voglio fare soltanto la mamma. Eh? La mamma? Sì, educare i miei bambini, pensare alla casa, preparare dei buoni pranzetti. La mia casa sarà sempre calda e accogliente per chiunque. Oh, Daisy, sono sicurissimo che il tuo sogno si avvererà. Sei gentile, Nat. E io ti vedo già un grande violinista che si esibisce con successo nei più grandi teatri del mondo. Dici davvero? Puoi starne certo, suoni benissimo. Beh, sì, sarebbe magnifico. Beh, io so già cosa mi riserva il futuro. Diventerò un milionario. Un milionario? Esatto, e il mio non è soltanto un sogno come nel vostro caso. Ho già programmato tutto, il successo è garantito. E come farai? Come certamente saprete, ho avviato un fiorente commercio di uova che mi dà già parecchie soddisfazioni. Se spera di diventare milionario vendendo uova, è matto da legare. Già. Ah, quanto sei sciocca, Nan. È evidente che le uova sono solamente un punto di partenza. All'inizio disporrò di un piccolo capitale. Potrò comprarmi un'anatra che depone un numero maggiore di uova. Ancora? Ancora? Sì, così! A quel punto venderò l'anatra e mi comprerò una bella mucca. Gwendalina farà litri di buon latte. Di più? Di più, di più! Un fiume di latte e di quattrini! E alla fine, sul più bel palazzo della città di Concord, apparirà l'insegna Tommy Banks Limited. E davanti all'entrata, su un piedistallo, verrà collocato il mio busto. Spero che quando il mio busto sarà completato, tu sia riuscita a diventare una balena. Ah, quanto sei spiritoso! È chiaro che quella della balena è una fantasia che avevo da piccola. E tu, Nan, hai già pensato cosa vorresti fare da grande? Chi? Io? Ecco, a dire la verità, fino all'altro ieri desideravo fare il vigile del fuoco. Cosa? Il pompiere! Dici davvero? Proprio così! Ma ci pensate che emozione è essere sul carro antincendio e correre verso un edificio in fiamme? Oh, sono rovinato! E io, sprezzante del pericolo, mi avventuro da sola per vincere le fiamme! Fermatevi! Fermatevi! Riuscirò a domarvi! Fermatevi! Io ci riuscirò! Che ve ne pare? Non è grandioso? Però hai detto che l'altro ieri hai cambiato idea. E allora che vorresti fare? Mi piacerebbe. Cosa? Il fuochista sulla locomotiva! Esatto! Non capisco perché vuoi fare proprio il fuochista e non il macchinista. È il fuochista che alimenta la locomotiva, è un compito importante. Se i treni andassero alla giusta velocità, arriverebbero anche puntuali a destinazione. Questo mese mi sei stato di grande aiuto sostituendomi a scuola. Questo è il tuo compenso. Ti ringrazio molto, zio. I bambini ti apprezzano molto come insegnante. Soprattutto i più piccoli trovano le tue lezioni facili e divertenti. Sapete, ho riflettuto sul mio futuro e ho preso una decisione. Ho capito che voglio occuparmi dell'educazione dei bambini e seguirli nella crescita. Insomma, desidero fare l'insegnante come voi, cari zii. Oh, ne sono lieta, Franz. Ci terrei tanto a seguire il vostro esempio e per questo ho già iniziato a mettere da parte i soldi per pagarmi gli studi all'università di Boston. Che cosa ne dici? Mi sembra un'ottima idea. Sono rimasta senza fiato. Loro stanno crescendo e noi non ce ne siamo neanche accorti. Anzi, fanno già progetti per il futuro. Credo che Franz si rivelerà un ottimo insegnante. Ne ha la stoffa. Opla!
Se gradiranno il nostro aiuto, affronteremo insieme questa nuova fase della crescita. Li guideremo alla scoperta dei loro talenti, orientandoli verso l'attività che più si avvicina ai loro interessi. Che sia coltivare un campo di grano o magari comporre una poesia, fa lo stesso. La cosa fondamentale è che si impegnino nel proprio lavoro, portandolo avanti con amore e buona volontà. Il nostro compito è importante, dobbiamo trasmettergli questa passione. Se ci riusciremo, i ragazzi troveranno la loro strada. Sì, hai ragione. Guarda, Ned, fra non molto verrà a dirci che ha deciso di fare il falegname. E sarebbe una buona idea, visto che i suoi modi piacciono a tutti. Ciao! Sai, certe volte mi prende la malinconia. È vero, il nostro è un lavoro di grande soddisfazione. Ma mi capita di pensare anche al dopo. In fondo i ragazzi vengono da tanti posti diversi. Passano qui qualche anno, crescono e poi ripartono per tornare alle loro case. Beh, ogni tanto mi chiedo come saranno. Cosa faranno fra 20 anni? A te questo non succede? Quello che più mi preme è che non gli succeda niente di veramente grave. Al resto si può rimediare. Cosa c'è? Oh, niente. Ma improvvisamente mi è venuto in mente il nostro incorreggibile maschiaccio. La immagini a 20 anni? Ah, Nan la monella, eh? Sì. Lei è una bambina talmente fuori dal comune. Chissà che cosa deciderà di fare nella vita. Signori, in carrozza, si parte! Non c'è proprio niente da ridere. Nan giocava a fare il macchinista del treno e ha riempito così tanto la stufa che alla fine si è intasata. Eh? Io non facevo il macchinista. Il fuochista. Ti sembra un gioco intelligente? Mm-hmm. Davvero? Insomma, che c'è di strano? Io voglio fare il fuochista da grande e ci riuscirò a tutti i costi. Hai tutto il mio appoggio, Nan. Non ci vedo proprio niente di male. Mi dispiace deluderti, ma secondo me non è certo un lavoro adatto a una ragazza. E perché no? Ma è così evidente. Già, è quello che penso anch'io. Ma che cos'hai nella testa, ragazzina? Oh, basta, basta. Io sto qui a perdere tempo ascoltando le vostre sciocchezze quando ho un sacco di cose da fare in cucina. Segui il mio consiglio. Pensa a studiare i tuoi libri invece di perderti dietro degli inutili treni. Non farti illusioni. Secondo me è più probabile che sia Tommy a diventare macchinista. Ovvio. Ah, devi togliertelo dalla testa, Nan. Come giustamente ha detto Franz, ci sono lavori che le donne non potranno mai fare. Non è vero. Oh, state in guardia, la piccola può mordere. Stai sprecando il fiato, ormai sente stardita. Probabilmente domani avrà già cambiato idea, lasciamola perdere. Sì, può darsi che le venga in mente di fare il pirata. O il pupazzo di neve. Basta, ragazzi, non fa sul serio, ci rimarrà male. Per questo è tanto divertente. Mi avete scocciata. Può darsi che abbiate ragione voi e che non riesca a diventare fuochista come desidero. Ma una cosa è certa, prima o poi mi toglierò la soddisfazione di far correre un treno spalando carbone nella caldaia. Sì, viaggerò a bordo di una locomotiva. Ehi, Nan! Scusa se ti abbiamo presa in giro. Dove vai ora? Fatti miei, ridete pure quanto vi pare. Non mi fa né caldo né freddo. Tanto non riuscirete mai a farmi cambiare idea. E adesso cosa facciamo? È da
davvero furiosa, non l'ho mai vista così. Dove starà andando? Credete che abbia intenzione di salire su un treno? Ma certo, perché non ci ho pensato? Quella è capace di tutto, forza, andiamo! Oh, no! Dobbiamo fermarla! Oh, fermo! Si fermi! Ma sei la piccola Nan? Ma che ti succede? Buongiorno, posso venire con lei? Ecco, ma... In marcia! Ehi, Nan, aspetta! Aspetta! Stazione, sto arrivando! Ecco fatto, siamo rovinati! Cosa? Sei sempre in ritardo! E adesso che si fa? L'unica soluzione è avvertire i grandi. Avanti, lo lanci al galoppo! Che ti succede, piccola? Perché tanta fretta? C'è forse un'emergenza? Diciamo che è un momento cruciale della mia vita. Ho capito, lascia fare a me, vai! Cosa? Che ha fatto, Nan? Si è cacciata in qualche guaio? Parlate, non fatemi stare in ansia. No, non ancora, almeno. Ecco, vedi, Nan ha intenzione di fare il macchinista su una locomotiva. Uffa, il fuochista, non il macchinista. Non fa molta differenza adesso. Ah, insomma, vuole spalare carbone nella caldaia di una locomotiva. Ora capisco. Ah, è tipico di Nan, è uno dei suoi sogni, non è così? La piccola ha l'animo avventuroso. Mi auguro solo che non l'abbiate derisa per questa sua aspirazione. Poco. Ah, che disdetta! Ma guarda un po' cosa doveva capitarmi. La locomotiva si guasta sul più bello e quella mandata a sostituirla chissà quanto tempo ci metterà ad arrivare. E nel frattempo siamo tutti fermi qui sotto il sole senza poter far niente. Cosa dirò ai passeggeri? Cosa vuol dire scappata? Oh no, devo assolutamente trovarla! Santo cielo, è successo qualcosa di grave, zia Jo! Nonna ne ha fatta una delle sue, devo andarla a prendere. Voi state buoni, mi raccomando! Signora Jo! Aspetti un momento, voglio venire anch'io con lei! Zia, signora Jo! Fritz! Lasciami la carrozza, per piacere! Ma insomma, che cosa ti prende? Ti spiego tutto più tardi. Via! Spostatevi! Io non capisco! Signora Jo, la prego! Non puoi rallentare un pochino? Quando si tratta di Nan non c'è tempo da perdere, è capace di tutto, la conosco bene! Io spero solo di essere ancora viva alla fine di questa corsa! Ehi, salve! Che succede? Se volete vi posso dare una mano! Non abbiamo più pressione. Dovrebbe essere un guasto facile da riparare. Spero che fra poco si metta di nuovo in movimento. Grazie comunque. Buona fortuna! Un problema di meno. Adesso resta solo la locomotiva. Che razza di giornataccia. Ehi, dico a voi, cercate di riparare il guasto il più in fretta possibile. Mi sono spiegato? Pallone gonfiato. Crede che ci faccia piacere restare bloccati qui per delle ore? Non posso credere ai miei occhi, la pressione sta salendo. Hai ragione. E anche la temperatura dell'acqua. Magnifico. Rimettiamo tutto a posto. Sono terrorizzata all'idea di cosa potrebbe capitarle. Chissà, magari è capace di far scoppiare la caldaia. No! È caduto il carico. Mi scusi tanto. Dovrebbe cercare di stare più attenta, signora Jo. Sono davvero desolata, ma vado di fretta. Ho una faccenda della massima importanza da sistemare. Emil, Tommy, scendete ora. E subito. Dategli una mano, ci vediamo a casa. Sai, Tommy, forse mi darai del pazzo, ma sono convinto di una cosa. Secondo me zia Jo e Nan si assomigliano. L'hai detto. Finito. Molto bene. E ora forza, non lesiniamo il carbone e andiamocene in fretta di qui.
Non voglio più dover discutere con quel rompiscatole. Ehi, dico a voi, avete intenzione di restare qui fino a Natale? Pallone gonfiato. Lui se ne sta spaparanzato nel suo ufficio mentre noi sgobbiamo come latti. Ma cosa crede che ci divertiamo? Mi fa una rabbia. Magnifico, ormai la pressione è più che sufficiente. Bene, aggiungi altro carbone. Fa come ti dico. Che bellezza essere di nuovo alla guida del treno. Adesso fila che è una meraviglia, non c'è niente da fare con questa locomotiva. È capriccioso, ogni tanto fa le bizze. L'unico modo per tenerla in pugno è lasciarla correre. Sì, bisogna darle carbone in quantità. Tu chi sei? Ma cosa ci fa una ragazzina sulla mia locomotiva? Accidenti! Ma dove si sarà cacciato, Johnny? Non posso perderlo di vista un secondo che... Non muoverti, tu stai ferma dove sei! Maledizione, vuoi smetterla di muoverti? Buttati sul carbone! Aiuto! Sto perdendo l'equilibrio! Aiuto! Adesso freno, resisti! Signora, si sente bene? Sì. Nan, sei tutta intera? Le chiedo perdono. Sei davvero un incosciente, Nan. Questo vale anche per lei. Ma... Sapete che a quest'ora potevate ritrovarvi con le ossa rotte? Come si fa ad essere così imprudenti? Domando e dico... Ci dispiace. Promettetemi che non lo farete mai più. Glielo promettiamo. Oh, Nan, piccola monella che non sei altro, sei davvero incorreggibile. A dirti la verità, mentre venivo qui, oltre ad essere preoccupata per te, ero anche molto curiosa di sapere come sarebbe finita questa avventura. Fate buon viaggio! Se ti verrà di nuovo voglia di spalare carbone, vieni a trovarmi, sarò felice di portarti a spasso sulla mia locomotiva! Me lo ricorderò! E adesso, Nan, ascoltami bene. Promettimi di avvertirmi sempre prima di intraprendere qualche nuova impresa. Io non riderò mai di te. Vuole dire i miei sogni? Sì, mi riferisco a quelli. E se volessi fare il fuochista? Hai la mia approvazione. Tesoro, i sogni sono una parte fondamentale della vita. Guai a non sognare. L'esistenza diventerebbe grigia e monotona e il mondo ci apparirebbe un deserto. Non è una questione di età. Tutti dovrebbero coltivare i propri sogni. Fa bene al cuore e ci mantiene giovani. Se saprai essere tenace, verrà il giorno in cui i tuoi sogni si avvereranno. Chissà, magari diventerai una provetta fuochista. O forse un pompiere. Certo, o magari qualcos'altro ancora. Vorrei fare tante cose. Comunque non abbatterti se la gente ride dei tuoi sogni. Io sarò sempre dalla tua parte, te lo prometto. Grazie, signora Giovanni.